Natale insieme a Raffaello Tullo. Ciao a tutti, bentrovati dopo 365 giorni esatti. Ci ritroviamo. Ciao ragazzi. Esattamente in un nuovo, diciamo, in una nuova occasione di Natale insieme, ma questa volta non sei tu che vieni a trovare noi nei nostri studi e invece eccomi qua. Che ci faccio qua a casa Tullo? Non lo so, vi siete autoinvitati. Io ho trovato, insomma, tre persone che hanno invaso casa. Eppure ci avete fatto trovare un'ottima accoglienza, devo dire. Noi cerchiamo di far sentire a proprio agio i nostri ospiti, anche se si sono autoinvitati, capito? Ma noi siamo voluti venire qui. E per noi intendo me e mia moglie. Ovviamente. Che sicuramente ci sta seguendo da lì. È lì. Ma noi siamo... Ciao amore, grazie. Vai. Siamo venuti a casa di Raffaello perché qui è un po' il tuo regno, no? Il regno anche della creatività. Sì. Mi raccontavi un po' nel dietro le quinte che sei una persona un po' esuberante. No, proprio disturbata. Cioè, esuberante è, diciamo... Come convive questa esuberanza con la perfezione che io vedo intorno a me? L'ordine. La pulizia, la bellezza dei colori, questi colori pacati, come convivono con Raffaello Tullo e la sua esuberanza? Allora, l'ordine è, diciamo, è dovuto principalmente a mia moglie che, essendo ingegnere, riesce a, diciamo, controbilanciare il caos che invece genererei e che genero io nella mia vita e anche nella mia casa, nella nostra casa, perché siamo sposati da poco più di un anno. E quindi noi vi facciamo gli auguri, diciamo, di un recente anniversario. Sì, vabbè, certo, e approfittiamo anche di questa occasione natalizia. I colori sono la bellezza che tu insomma vedi, la bellezza, voglio dire, un artista ricerca sempre la bellezza, quindi no, non potevo vivere in una casa che... Perché la bellezza è sempre ispirazione, no? È sempre fonte di ispirazione. E la tua casa è ispirazione? Beh, io ci ho fatto uno spettacolo, Contrattempi Moderni. Eccolo. Che tu sei venuta a vedere un anno fa. E la casa è una grande fonte di ispirazione, perché tutto ambientato in questa casa super domotica, solo che a un certo punto questa ipermodernità, che doveva essere alleata del protagonista, diventa il principale nemico. Ti si rivolta contro. Dello stesso, e quindi, ma che poi è quello che succede principalmente nella mia vita, perché tutte le volte che io interagisco anche con un banalissimo cellulare, smadonno, e poi c'è il pronto intervento Martina Salvatore, che è sempre mia moglie, che mi salva, già dal cognome si capisce, ecco, il suo destino, Salvatore, mi salva dai miei casini, perché io veramente sono un grande talento perché nella possiamo creazione dire dei casini. Che la vita di Raffaello è una vita di contrattempi moderni. È una vita di contrattempi, di controtempi, perché ah, io, ecco, nasco come batterista, poi insomma ho sviluppato anche grazie alla Rimbam Band una serie di linguaggi che partono però sempre da questa percussività, no? Questa percussione costante che anima, perché ballo il tip tap, suono le percussioni, cerco di trasformare tutto ciò che mi capita a tiro. Non dirci queste cose musicali, perché altrimenti poi ti chiediamo di vedere qualcosa, ti chiediamo di vedere. Guarda, all'opera. Io sono ecco, senza calze, senza scarpe, proprio per evitare queste richieste malsane che voi... Però intanto, perché intanto ti prepari a quest'ansia che ti ho messo della performance, ma intanto Contrattempi Moderni, sì, che mi fa venire in mente un po' quella che è l'ispirazione che io vedo alle tue spalle, no? Allora, lo zio lì, il grande maestro Charles Chaplin, e ovviamente ha ispirato tutto lo spettacolo nel linguaggio, nelle musiche, nell'intenzione, perché... Voglio dire, lui è stato proprio il mio maestro in tutto, ma nel senso che mi ha affinato il gusto, mi ha fatto capire che quella è la vera arte della comicità, della poesia. Infatti anche in Contrattempi Moderni ci sono dei momenti di poesia, di commozione, anche momenti in cui si riflette e si cerca di mettere a fuoco il vero significato di quello che si sta guardando, perché è una storia moderna che parla di tecnologia, ma poi c'è un livello di lettura che è molto più profondo e che non vi svegliamo. Ecco, e su questo, diciamo, monito di Raffaello, io lascerei la linea, perché fra un po' entriamo nel vero merito dello spettacolo. Facciamoli lavorare anche quei quattro cialtroni in studio. Natale insieme a Raffaello Tullo. Ciao a tutti, bentrovati dopo 365 giorni esatti. Ci ritroviamo. Ciao ragazzi. Esattamente in un nuovo, diciamo, in una nuova occasione di Natale insieme, ma questa volta non sei tu che vieni a trovare noi nei nostri studi e invece eccomi qua. Che ci faccio qua a casa Tullo? Non lo so, vi siete autoinvitati. Io ho trovato, insomma, tre persone che hanno invaso casa. Eppure
ci avete fatto trovare un'ottima accoglienza, devo dire. Noi cerchiamo di far sentire a proprio agio i nostri ospiti, anche se si sono auto invitati, capito? Ma noi siamo voluti venire qui. E per noi intendo me e mia moglie. Ovviamente. Che sicuramente che... ci sta seguendo da lì. È lì. Ma noi siamo... Ciao amore, grazie. Vai. Siamo venuti a casa di Raffaello perché qui è un po' il tuo regno, no? Il regno anche della creatività. Mi sì. raccontavi un po' nel dietro le quinte che sei una persona un po' esuberante. No, proprio disturbata. Cioè, esuberante è, diciamo... Come convive questa esuberanza con la perfezione che io vedo intorno a me? L'ordine. La pulizia, la bellezza dei colori, questi colori pacati, come convivono con Raffaello, tu e la sua esuberanza? Allora, l'ordine è, diciamo, è dovuto principalmente a mia moglie che, essendo ingegnere, riesce a diciamo controbilanciare il caos che invece genererei e che genero io nella mia vita e anche nella mia casa, nella nostra casa, perché siamo sposati da poco più di un anno. E quindi noi vi facciamo gli auguri, diciamo, di un recente anniversario. Sì, certo, e approfittiamo certo. anche di questa occasione natalizia. I colori sono la bellezza che tu insomma vedi, la bellezza, voglio dire, un artista ricerca sempre la bellezza, quindi no, non potevo vivere in una casa che... perché la bellezza è sempre ispirazione, no? È sempre fonte di ispirazione. E la tua casa è ispirazione? Beh, io ci ho fatto uno spettacolo, Contrattempi Moderni. Eccolo. Che tu sei venuta a vedere un anno fa. Posso garantire, è vero a vedere anche quest'anno. È vero a vedere perché c'è un aggiornamento, ci sono tante cose nuove che ovviamente in quest'anno ho aggiunto per migliorare, per renderlo ancora più moderno, più rappresentativo di quello che voglio poi raccontare. E la casa è una grande fonte di ispirazione perché è tutto ambientato in questa casa super domotica, solo okay. che a un certo punto questa ipermodernità che doveva essere alleata del protagonista diventa il principale nemico, ti si rivolta contro dello stesso, e quindi, ma che poi è quello che succede principalmente nella mia vita, perché tutte le volte che io interagisco anche con un banalissimo cellulare smadonno, e poi c'è il pronto intervento Martina Salvatore, che è sempre mia moglie, che mi salva, già dal cognome si capisce ecco. il suo destino, Salvatore, mi salva dai miei casini, perché io veramente sono un grande talento perché nella possiamo creazione dire dei casini. Che la vita di Raffaello è una vita di contrattempi moderni. È una vita di contrattempi, di controtempi, perché ah, io ecco. nasco come batterista, poi insomma ho sviluppato anche grazie alla Rimbam Band una serie di linguaggi che partono però sempre da questa percussività, no? Questa percussione costante che anima, perché ballo il tip tap, suono le percussioni, cerco di trasformare tutto ciò che mi capita a tiro. Non dirci queste cose musicali. Perché altrimenti poi ti chiediamo di vedere qualcosa, ti chiediamo di vedere guarda all'opera. Io sono ecco. senza calze, senza scarpe, proprio per evitare queste richieste malsane che voi... Però intanto, perché intanto ti prepari a quest'ansia che ti ho messo della performance, ma intanto Contrattempi Moderni sì. che mi fa venire in mente un po' quella che è l'ispirazione che io vedo alle tue spalle, no? Allora, lo zio lì, il grande maestro Charles Chaplin, è, ovviamente ha ispirato tutto lo spettacolo nel linguaggio, nelle musiche, nell'intenzione, perché... Voglio dire, lui è stato proprio il mio maestro in tutto, ma nel senso che mi ha affinato il gusto, mi ha fatto capire che quella è la vera arte della comicità, della poesia. Infatti anche in Contrattempi Moderni ci sono dei momenti di poesia, di commozione, anche momenti in cui si riflette e si cerca di mettere a fuoco il vero significato di quello che si sta guardando, perché è una storia moderna che parla di tecnologia, ma poi c'è un livello di lettura che è molto più profondo e che non vi svegliamo perché dovete spezzati di gambe venirlo a vedere. Ecco, e su questo diciamo monito di Raffaello io lascerei la linea, perché fra un po' entriamo nel vero merito dello spettacolo. Facciamoli lavorare anche quei quattro cialtroni in studio.